Catania è una città che lei conosce abbastanza bene, proprio perché è stato qui. Quanto è cambiata la città a livello calcistico, tanto rispetto a quando era lei qui? A livello calcistico molto, perché io l'ho lasciata nel periodo che si era ancora in B. Adesso siamo in A, addirittura il Catania sta facendo negli anni, e in modo particolare questo, dei campionati strepitosi, straordinari, sta mettendo in vetrina tanti grandi e bei giocatori, quindi oggi Catania è cambiata benissimo, e dal punto di vista sportivo e anche dal punto di vista proprio visivo, perché vedo che dai miei tempi, io sono 5 anni che manco, tante cose sono cambiate, è molto più bella, più luminosa, più ricca in tutto, e questo mi fa enormemente piacere. Pulvirenti e Lo Monaco hanno dato un grande contributo a questa città e grande lustro appunto al calcio della nostra città. Questo sodalizio ha veramente realizzato qualcosa di grande, a partire anche dal centro sportivo, quindi non soltanto la promozione in Serie A. Sì, beh, non c'è dubbio, hanno fatto molto assieme. Adesso sembra che le strade siano per dividersi, ma quello che è importante è che Pulvirenti continua ad investire, ad organizzare il Catania come ha sempre fatto. Certo, perdere uno come Lo Monaco dispiace, perché ha fatto benissimo in questi anni, però credo che sia nella logica della vita ogni tanto cambiare per avere nuovi entusiasmi, nuovi stimoli e andare a lavorare anche in altre piazze. Un giudizio sul Catania di Montella e su Montella come tecnico, la rivelazione di questa stagione? Ma Montella bravissimo, ha gestito bene la squadra, sta facendo ottimi risultati, mi piace come si comporta, e un applauso anche ai calciatori, perché gli allenatori diventano bravi attraverso le loro capacità, quindi un applauso davvero anche ai calciatori che hanno fatto un campionato meraviglioso. Secondo lei resterà a Catania Montella? Ma io gli augurerei di rimanere, anche perché il prossimo anno è l'anno così della riprova sotto certi aspetti, e se lui si rimette in gioco in un ambiente che già conosce, che gli vuole bene, secondo me è un vantaggio.